Ciao, sono Roberta, ho 32 anni e ho frequentato la scuola di estetica Letrusca e ho finito una decina di anni fa. Adesso sono titolare di partita IVA e affitto la cabina nel centro estetico di una mia carissima amica a Cervera, in provincia di Cuneo, e il centro si chiama Centro Estetico IU di Annalisa Carena. Nel vostro centro quali servizi offrite alla clientela? Allora, facciamo l'estetica di base, solita, poi abbiamo anche il servizio di extension ciglia, laminazione ciglia. La cosa che ci piace di più in assoluto fare è il trucco permanente, quindi sopracciglia, labbra, occhi. La mia collega fa anche il microblading alle sopracciglia e anche minimal tattoo, quindi tatuaggi sul corpo, sia uomo che donna. Come sei venuta a conoscenza della nostra scuola? Io in realtà sono venuta a conoscenza della vostra scuola perché ero una vostra cliente, perché durante la scuola superiore mia mamma mi portava qui a fare le pulizie del viso tutti i mesi, conosco da anni. Quindi hai iniziato così la tua carriera nel mondo dell'estetica. E sì, in poche parole sì, io ho conosciuto l'ambiente facendo da cliente. E qual è la cosa più sorprendente che hai imparato durante il corso qui da noi? All'inizio la cosa che mi ha appassionato di più erano le unghie, cioè io sono partita facendo il corso di gel, poi dopo successivamente è arrivato il semipermanente, quindi principalmente la cosa che facevo più volentieri erano le unghie. E il ricordo più bello che conservi? Il rapporto con i docenti, anche perché poi io li conoscevo già prima della scuola, avendo fatto appunto da cliente, soprattutto Manuela, Francesca, ai tempi anche Antonella la parrucchiera, perché venivo qua anche a fare i capelli, perciò conoscevo già tutti. Consiglieresti questa scuola? Sì, perché comunque dà un'ottima formazione. C'è la fortuna di lavorare anche subito a stretto contatto col cliente, cosa che non è scontata perché ti prepara già prima a lavorare poi in un futuro in un negozio. E comunque trovo che anche andando avanti con gli anni, seguendo la scuola, ho visto che hanno aggiunto anche molte cose rispetto anche quando andavo io, perciò sì, assolutamente. E quali opportunità ti si sono aperte dopo aver completato il corso? Io ho cominciato a lavorare da subito. All'inizio ho lavoricchiato, nel senso che magari qualche mese da una parte, qualche mese dall'altra, poi dopo ho subito trovato lavoro a tempo indeterminato in realtà, quindi non ho mai avuto problemi. E com'era il rapporto con i docenti e con le tue compagne di classe? Eravamo una classe molto numerosa e ci siamo sempre trovati bene tutti insieme, anche con i docenti comunque è sempre stato un bellissimo ambiente, un bellissimo rapporto. E la materia che preferivi? Il laboratorio, perché comunque imparavi tantissime cose e di teoria mi piaceva anche molto l'anatomia. Consiglio per chi magari vorrebbe entrare nel settore dell'estetica, vorrebbe magari approfondire questa sua passione e quindi di realizzare il suo sogno, come hai fatto te. Direi di buttarsi perché comunque è un settore che è sempre in espansione, ci sono sempre cose nuove da imparare e ti permette sempre di allargare comunque le tue conoscenze.